Io seguirei un po' l'ordine spaziale. Prima, soprattutto nell'intervento di Michele, è emerso quanto anche la documentazione fotografica sia importante per denunciare quello che succede. E qui abbiamo Angelo, che è un ricercatore dell'AIPAI, dell'Associazione Italiana che si occupa del patrimonio archeologico industriale. Quindi, perché parlare anche di archeologia industriale in un convegno come questo? Proprio perché alla base di tutto quello che noi possiamo fare e vogliamo fare nelle nostre città per renderle realmente diverse, credo che sia fondamentale una conoscenza, uno studio a più livelli. Quindi, Angelo, soprattutto sul tema della fotografia, volevamo un tuo parere, un tuo contributo rispetto al tema generale dell'iniziativa. Va bene, grazie. Grazie intanto per l'invito perché appunto, come dicevo all'introduzione, sono un po' abusivo qua dentro, nel senso che non mi occupo di spazi sportivi quanto ho lavorato molto sugli spazi dell'abbandono e in particolare sugli spazi dell'abbandono industriale. Quindi mi sento un po' un pesce fuor d'acqua, però vorrei proporre un'idea. Stai sulla prima, questa. Vorrei proporre un po' un'idea di lavoro legata così a monte di quelle che sono le attività di recupero, che è l'idea della ricerca storica. Lo propongo perché da storico e da storico della fotografia sono convinto intanto che la conoscenza sia un valore in sé per sé e poi che la conoscenza sia la base fondamentale per qualsiasi attività di recupero e di riuso. In assenza di conoscenza abbiamo uso, ma non riuso. Il riuso nasce a partire da un processo di conoscenza di ciò che è stato degli spazi dell'abbandono, che sono sempre spazi legati a una particolare storia, di un territorio, di una città, di un quartiere. Quando lo spazio viene abbandonato, questo accade al termine di processi storici che non è inutile conoscere, così come non è inutile conoscere la storia dei luoghi. Io in particolare, appunto, lavoro come storico della fotografia e anche come fotografo, ho lavorato su degli aspetti industriali, quindi il processo di documentazione che prevede le particolari ricerche. Quindi la fotografia usata principalmente come documento storico e in questo caso nello studio di spazi abbandonati sono due tipi di ricerca, una ricerca d'archivio. Cioè, attraverso vecchie immagini, guardare come erano i luoghi prima che venissero abbandonati, quando i luoghi erano usati, quando i luoghi erano vivi, quando i luoghi esistevano per le funzioni per le quali sono stati creati, e poi studiare il passaggio che li ha portati all'abbandono e quindi intervenire nuovamente col mezzo fotografico per creare una documentazione. Non si tratta di fare belle foto, perché è molto diffuso l'edonismo dell'abbandono, la suggestione estetica degli spazi per l'abbandono. Personalmente non ho niente in contrario contro queste pratiche, ma a noi che ci interessiamo di conoscenza, di recupero, di riuso, interessa avere documenti leggibili e utilizzabili a favore di chiunque ne voglia fare uso. Quindi si tratta di lavorare con la fotografia, studiandone le componenti linguistiche per produrre documenti leggibili a beneficio di chi dovrà lavorare, in sinergia con documenti d'archivio di ogni tipo e di ogni fonte che possiamo fare. In questo senso il fotografo dovrebbe sempre rapportarsi anche a architetti, urbanisti, storici, persone che lavorano. Io credo che gli spazi abbandonati vadano approcciati attraverso dei gruppi di lavoro, che sono gruppi composti da diverse competenze, da diversi saperi, capaci di interagire e di supportarsi l'un l'altro. Non ci può essere il predominio di un sapere sull'altro quanto una condivisione di un sapere diffuso, che può portare a delle conoscenze. Quindi sono fondamentali, ad esempio, le ricerche d'archivio. Qui a Trento, penso, visto che siamo a Trento, pensavo all'archivio Pedrotti, il principale fotografo di questa città, uno studio che fu attivo dagli anni 30 agli anni circa la metà degli anni 60,
che ha documentato in lungo e in largo per oltre un trentennio lo sviluppo della città di Trento. Quindi si possono ricostruire spazi attraverso le immagini fotografiche, vedere come sono state le mutazioni del territorio e come gli spazi che oggi sono abbandonati, ci sono qui, oggi si parla di spazi sportivi, ma insomma abbiamo qui a fianco l'ex Italcementi, capire come questi spazi vuoti sono il frutto di processi storici, economici e sociali utili da conoscere anche per cercare di impostare dei processi futuri di recupero e di condivisione che si inseriscano all'interno del tessuto sociale. L'idea di non imporre un recupero, una cosa è stata detta da tutti quelli che hanno parlato, quest'idea di inserirsi, non imporsi su un territorio, su chi ci vive, ma cercare di essere parte di un processo di sviluppo e di un processo di integrazione. Credo che anche la parte storica possa essere utile da questo punto. Se vai avanti, questa che vedete è la Lutecna a Porto Marghera, era un lavoro fatto tempo fa di ricerca con l'Università di Padova, c'è un master sul patrimonio industriale, questo è lo stato attuale, era una fabbrica d'alluminio, oggi completamente abbandonata. Era iniziato un processo di censimento della prima area industrializzata di Porto Marghera, la primissima industrializzazione che era stata fatta, e si voleva un po' conoscere i manufatti, le storie. Ora, non mi voglio tediare, anche perché le fabbriche sono spazi di una complessità enorme, ricostruire i cicli produttivi di certe fabbriche è un'impresa a volte disperante per la difficoltà che richiede, laddove uno spazio sportivo è in sé semplice, nel senso può essere più o meno il gioco, può essere complesso nelle sue regole, ma poi l'uso che si fa dello spazio in sé è semplice. Però, vai avanti. Ecco, queste sono immagini della fabbrica, com'era la Lutecna quando era utilizzata, attraverso studi d'archivio, studi di vecchie pubblicazioni. Ci sono ancora immagini. Attraverso queste immagini si è potuto inserire un nuovo studio con l'accesso ai luoghi e cercare di fare delle nuove immagini. È un processo questo qui che in realtà non aveva portato a niente, era uno studio semplicemente di conoscenza, però era stato ritenuto utile farlo, perché comunque difficilmente si può, come dicevo, entrare in un posto senza avere un'idea dello stato di fatto, tanto più che in questo caso sono anche difficili che hanno spesso un vincolo di soprintendenza. Vai. Questo invece è un lavoro secondo me più interessante, perché riguardava il territorio, è un lavoro che avevo fatto io diversi anni fa in Veneto sui consorzi di bonifica, che sono delle particolari strutture sparse sul territorio che governano le acque e che hanno spesso dei manufatti di pregio architettonico che non sono più utilizzati, perché oggi ci sono macchine più moderne che hanno sostituito le vecchie macchine degli anni 30, ma nascevano sul processo delle grandi bonifiche iniziate negli anni 30 che riportarono un po' alla vita alcune aree paludose del Veneto. Queste sono foto di vetrini prese proprio dagli archivi del Veneto. E queste sono le vecchie sale macchine di quando queste piccole idrovore erano in funzione. Fu fatto un libro su alcune di queste idrovore, questa in particolare sulla Lombardia, quindi un caso utile in cui era stato chiamato un fotografo importante come Gabriele Basilico a documentare questi manufatti, creando uno studio sul territorio che produsse immagini in realtà di grande pregio, ma che si costituivano in un campo di ricerca storica. Vai. Queste sono in realtà poi delle foto, queste le avevo fatte io su alcune idrovore. Il problema è che qui questo lavoro serviva appunto per il tentativo di recuperare alcuni spazi che erano legati agli argini sostanzialmente del territorio veneto, quindi volevano fare delle piste ciclabili, volevano fare delle passeggiate ecologiche, inserirsi un po' in degli itinerari e cercare di recuperare spazi che erano sostanzialmente terra di nutrie, e quindi cercare invece di restituire a un uso collettivo degli spazi del territorio veneto paesaggisticamente anche interessanti, ma non sempre valorizzati attraverso anche l'apertura di questi manufatti, a volte a scolaresche e ad altri gruppi. Queste sono idrovore,
nuovamente viste da fuori. Vai. Vai ancora, vai. Vai. Basta, finito. C'era stato quindi un tentativo di queste analisi fotografiche, era il tentativo di fare degli studi anche tipologici sulle diverse tipologie edilizie per cercare di capire quali sono le continuità di queste marche territoriali. Ora, in che modo lavori di questo tipo possono essere applicati ai campi sportivi? Do delle suggestioni, delle idee, nel senso cercare di capire le strutture architettoniche prima di tutto, prima di fare degli interventi, cercare di capire se sono di pregio. Per esempio, si parlava di strutture a Roma degli anni 50-60, probabilmente c'è un valore architettonico che dovrebbe essere potrebbe essere inteso come un valore aggiunto, sempre il valore architettonico, e sono anche dei modi per fare breccia rispetto al valore del manufatto, spiegare che un rudere non è qualcosa da demolire, ma è qualcosa che ha una storia, che ha un pregresso e che ha un valore. Due, attraverso la costituzione del valore storico degli oggetti si mette un argine forte anche a processi di speculazione, perché si valorizza non più la costruzione ex novo di grandi palazzine, di centri commerciali, perché tutte le volte che si parla di recupero sostanzialmente si parla di centri commerciali, non si parla di altro. Si fa un grande parcheggio e poi si mette un centro commerciale e si spingono i carrelli. Invece rivalutare il riuso, quindi utilizzare nuovamente ciò che era stato fatto attraverso la conoscenza di quello che era dei suoi valori storici, dei suoi valori sociali. In questo caso, per esempio, in alcune di queste foto che riguardano comunque industria si vedono dei lavoratori, si recuperava anche un'idea forte delle fabbriche che erano luoghi di lavoro. Le fabbriche abbandonate tendiamo spesso a vederli come edifici più o meno suggestivi a seconda dei nostri gusti estetici, ma ci si scorda tutto profondissime e complessissime storie sociali che riguardavano interi territori. È per quello che le fabbriche sono così importanti, perché non sono solo posti dove si facevano cose, ma dove si costruivano vite. Campi sportivi rientrano più o meno in questo, in quest'ambito, anche perché spesso mi è capitato di trovare in realtà strutture sportive che erano legate a fabbriche, che erano semplicemente strutture di supporto ai dipendenti, in epoche in cui esisteva il welfare aziendale, per cui le grandi fabbriche facevano il cinema, facevano la scuola per i figli dei dipendenti, e facevano le colonie e facevano il campetto sportivo. Sì, nel senso. Quindi sono storie importanti, secondo me, io credo, insomma, intanto nella conoscenza, come vi dicevo, e nel lavoro fotografico, un lavoro di documentazione cosciente, affidato anche a forme di fotografia non amatoriali, poiché non si chiede mai il recupero al primo che passa, si tende spesso a farlo alle foto, cioè c'ho un amico che fa foto. La valorizzazione anche della conoscenza e della documentazione, le vecchie foto servono oggi a noi, le foto che facciamo noi oggi non sappiamo a cosa serviranno, ma in prospettiva storica, pensando anche a chi verrà dopo, sarà utile lasciare traccia di quello che è stato nel nostro tempo, una traccia leggibile al futuro. Quindi lavorare, concepire il presente, il nostro presente, come un tratto della storia che da chi ci ha preceduti a chi verrà dopo di noi. Quindi ecco, credo gli spazi dell'abbandono siano tracce storiche da valorizzare nel presente per il futuro. La fotografia, secondo me, può essere uno strumento tra i tanti, insieme a tutte le sinergie di tutti gli attori sul campo. Scusatemi se vi ho tediato, grazie per la pazienza. Io ringrazio moltissimo Angelo, perché a mio avviso ha dato delle suggestioni molto importanti rispetto ai temi che stiamo trattando, e soprattutto mi ha colpito quello che dicevi, che la conoscenza storica di un territorio, di un tessuto, delle sue strutture produttive, delle sue strutture sociali o spazi di socialità a volte può essere un antidoto contro invece le politiche di speculazione che vediamo sono sempre più devastanti per i nostri territori.